12 marzo 1955. Le uniche sequenze filmate di Charlie Parker sono la presentazione in televisione del premio della rivista Down Beat, della durata di 3 minuti. È uno spezzone di 2 minuti senza colonna sonora. Bird Now è stato iniziato a New York nel febbraio 1987 e terminato a Parigi nel settembre 1987. Questo film è dedicato a Eddie Parker, la madre di Charlie. Quando morì, aveva la fede e 2 sassofoni in pegna. I banchi dei pegni erano le banche dei negri. Io pagai gli interessi per non farli vendere. Uno dei sassofoni era un Selmer di Tony Scott. Bird impegnava i suoi strumenti e quelli degli altri. Come dire, quello che è tuo è mio. Bird sapeva di essere grande. Non è mai stato modesto. Lo era come persona, ma non quando si trattava di musica. Sapeva di essere grande. Sapeva che sarebbe passato alla storia. He knew that he would have a place in history. La mia porta era proprio qui, vicino a quelle del palcoscenico, e capitava di vedere gli artisti più famosi come Billie Holiday, Count Basie, Charlie Parker, Earl Hines, quelli che suonavano nei migliori complessi. Era fantastico perché d'estate con le finestre aperte si poteva sentire la musica che veniva da lì. Era straordinario. Appena l'ho sentito, ho detto subito: così si suona la nostra musica, come fa lui. Perché non avevo mai sentito nessuno suonare come lui.
Non era la quantità delle note o l'incredibile lunghezza delle frasi o qualcosa del genere. Era il modo di metterle insieme, il modo di passare di nota in nota. Non avevo mai sentito nessuno passare così di nota in nota e incastrarle lì così, per così dire. Capii subito che quel tipo lì aveva della stoffa. Incontrai Ben Webster dopo un certo tempo a New York, all'Uptown House. Ben mi domandò: hai sentito quel tipo che viene da Kansas City? Dico, chi? Quello che suona il sassofono. Dico, l'ho sentito. Da un testo di Malcolm X. Da molto tempo desideravo vedere New York. Da quando ero a Roxbury avevo sentito così decantare la grande mela, come la chiamavano i musicisti itineranti, mercanti e commessi viaggiatori, autisti e vari tipi di prostitute che ho incontrato. Perfino nella lontana Lansing avevo sentito parlare della favolosa New York, e specialmente di Harlem. Anche mio padre ci parlava con orgoglio di Harlem e ci aveva mostrato fotografie degli imponenti cortei dei seguaci di Marcus Garvey. E ogni volta che il pugile Joe Louis vinceva contro un avversario bianco, grandi foto in prima pagina sui giornali della comunità nera mostravano la popolazione di Harlem festeggiare e inneggiare al bombardiere nero che rispondeva loro dal balcone dell'Hotel Teresa di Harlem. Tutto di New York era entusiasmante. Le risplendenti luci di Broadway, la sala da ballo del Savoy, il teatro Apollo di Harlem dove si esibivano le grandi orchestre, dove nascevano le canzoni, le danze, i divi della cultura negra. He's the lowest man that I've ever sing.
Il sogno di ogni musicista era quello di farsi conoscere in provincia e sfondare a New York. La prima volta che Bird arrivò a New York, fece il lavapiatti al Jimmy's Chicken Shack. Si guardava bene dal dirlo. A me l'ha raccontato, ma preferiva non parlare di quel periodo. E poi cos'è successo? Hai detto che avevi un lavoro. E studiavi allo stesso tempo. Sì, lavoravo in un locale in cui suonavano. Allora facevo ridere. Conoscevo una scala e un paio di motivi in una sola chiave. La chiave di Re. Avevo imparato a suonare le prime strofe di Lazy River e Honeysuckle Rose, tutta intera. Che ci fossero altre chiavi non mi passava per la testa. Presi il mio sassofono e mentre quelli cominciavano a suonare Body and Soul, io attaccai con la mia Honeysuckle Rose e mi buttarono giù sghignazzando dal palco. Quanti anni avevi? A quell'epoca 16 o 17. Bird non si crogiolava nei ricordi. Era più teso al futuro che al passato. Capitolo 2. Entomologia. Uno scarafaggio di nome Maxwell era molto speciale. Arrivò nella grande città e si sistemò con degli altri insetti. C'era un moscone che veniva da Kansas City. E vi dico che suonava il blues come nessun altro al mondo. Poi ce n'era uno solitario, l'insetto più strano di color nero. Dicono che fosse nato a mezzanotte e credo che fosse vero. Tutti gli insetti si ritrovavano in un locale di Harlem, all'Uptown Bug House, e creavano insieme la musica più sfrenata. Dopo un po' gli altri insetti ne parlarono, dissero: una nuova musica è nata. Bebop la chiamarono. Bebop it was called. And you know what? E sapete una cosa? Si sparse come un incendio. Soon society, presto la buona società fu informata che Harlem era stata invasa e infestata da cimici e scarafaggi che facevano rumori selvaggi. E dissero: bisogna eliminare gli invasori prima che siano loro a farci fuori. Mandarono un esercito armato fino ai denti di insetticidi e veleni potenti. Tutte le marche conosciute furono usate e spruzzate, spruzzate e rispruzzate. Vi dirò che gli insetti rimasero in pochi, perché era difficile sopravvivere. Max, il nostro eroe, rimase un po' tocco. Thelonious si nascose in un muro, per stare più al sicuro. Il moscone in alto volò, e un regalo immortale ci lasciò. Ma Max vive ancora felice e contento, e canta il canto che non si è spento. Viva il bebop! Bebop forever.
Ehi, un vero studio, tutto di legno. Mi piace, è bello. Luce, ballo. Sole, luce, vai! Call you back, so if it's Sheila Jordan or Beth Warner that you're trying to reach, you gotta wait for the beep, gotta wait for the beep. Growing up, going to high school in Detroit. Crescere e andare al liceo di Detroit e cercare di accostarmi al jazz era un vero tormento. Dovevi amare veramente questo tipo di musica per sopportare quello che ho sopportato io, essendo bianca. È stato orribile. Frequentavo i jazz club dove non c'era mescita di alcolici per stare lì e sentire la musica. All'uscita i poliziotti al varco: dove vai? Dove sei stata? Da dove vieni? Ti prendono, ti fanno il terzo grado, ti rilasciano. Ti minacciano di rimandarti a casa, ma su questo potevo star tranquilla, perché stavo per conto mio, quasi. Era orribile, così decisi che avrei aspettato un po' di tempo, forse un anno o due, e me ne sarei andata da lì. Uno dei motivi principali per cui volevo lasciare Detroit
era avvicinarmi di più alla musica di Charlie Parker. E andarmene da quella serra di razzismo. Sapevo che non era giusto. Gli adulti che avrei dovuto tenere in considerazione mi dicevano che c'era qualcosa di abnorme in quello che facevo. E mi accusavano di uso di droga, di sesso di gruppo e roba simile. Mentre noi eravamo solo ragazzi, appassionati di quella musica. Amavamo il bebop, il jazz, era parte della nostra vita. Divenne il mio unico rifugio e così mi trasferì a New York dicendo: partirò in cerca della musica di Charlie Parker. Dedicherò la mia vita alla sua musica e seguirò il volo di Bird. Il volo di Bird. Capitolo 3. Al centro e in periferia. Gli abitanti della zona sud del Bronx sono in maggioranza poveri. C'è stata una continua decadenza. La comunità ispanica è cresciuta. La località balneare più frequentata è la fontana sotto casa, la riviera dei portoricani. Oh, just blow it out your ear, buddy. Yeah, we came here on the Queen Mary. Noi siamo venuti qui sul Queen Mary. Attraccò nel bel mezzo di Manhattan. Appena scendemmo dalla nave ci arrivarono addosso zaffate di sudiciume. Non riuscivo a credere che ci potesse essere tanto sporco. Appena arrivati andammo a stare sulla 174esima strada. Era la prima volta che vedevo tanti neri tutti insieme. Ne avevo visti tanti in Inghilterra, ne avevo avuti alcuni a scuola con me, ma non ne avevo mai visti tanti tutti concentrati in un unico posto. Così che quando uno lasciava la zona, era come passare una frontiera ed essere in un altro paese. La gente qui ha un forte istinto di sopravvivenza. Tutti vogliono sopravvivere, a tutti i costi. Quando ho incontrato Bird per la prima volta, abitava sulla 149esima strada, tra Broadway, non mi ricordo più dopo tanto tempo. Come viveva in quel periodo? Bird aveva sempre avuto una vita dura fino a quel momento. Abitava in una stanzetta e Miles abitava al piano di sotto. Bird lavorava al Deuces con una certa regolarità e di giorno andava al cinema o a passeggio e penso che rispetto a quello che era stato prima non fosse troppo male. A ripensarci era terribile. Poi ci trasferimmo sull'undicesima strada ed era meglio di Harlem. Harlem non era l'ideale per viverci. E avere un appartamento sull'undicesima strada era
un progresso. Poteva un nero trovare casa nel cuore di Manhattan? Nella zona est del Greenwich Village c'era di tutto, allora come adesso. Zingari, russi, più che altro ucraini, ebrei ortodossi, con le treccine e il cappello nero. Non era facile. E quando ottenemmo il nostro appartamento, quando finalmente ci trasferimmo, ero già incinta di Pre. Andammo ad abitare tra Avenue B e la decima strada. Mi occupai io delle trattative, perché non era facile per un negro ottenere un appartamento nei quartieri bianchi. Io ero molto ansiosa di ottenere quell'appartamento che era una meraviglia. Un intero piano che dava sul verde di Tompkins Square Park. Adesso ha cambiato nome, ma allora si chiamava così. E avevamo un cortile. But in those days it wasn't, and we had a courtyard. And when I was being interviewed, quando ebbi il colloquio preliminare col padrone di casa, il padrone di tutto lo stabile, dopo un po' riuscì a infilare. A proposito, mio marito è negro. E lui disse: non mi interessa. Di che idee politiche è? Venne fuori che era comunista e che non gli importava di niente altro. Tempo fa ho fatto un documentario sul quartiere sud-est di Manhattan, ricostruendone la storia culturale e gli avvicendamenti etnici. Una delle affermazioni dei vecchi abitanti nel tentativo di spiegare il carattere particolare del loro quartiere era: Charlie Parker ha abitato qui. L'ho sentito varie volte. Oppure lo conoscevo, l'ho incontrato. Credo che cercassero di dire che questo quartiere di New York ha attirato un certo tipo di persone, quelle che non si sarebbero mai installate in un quartiere piccolo borghese, oppure solo nero, o solo bianco, o solo ispanico, ma volevano un posto amalgamato. E questo è il quartiere sud-est. Lo chiamavano il cancello d'America. Uno potrebbe essere un marziano e passeggiare indisturbato. Ha fatto sempre anche un po' paura, perché è un posto dove ci si può annullare. Si ha la sensazione di poter toccare il fondo. Se uno vuole avventurarsi nelle dimensioni più estreme o più oscure, può farlo nel quartiere sud-est. Ricoverato all'ospedale Bellevue, reparto psichiatrico, il 1 settembre 1954. Anamnesi. 8 mesi all'ospedale di Camarillo, California, per esaurimento nervoso in seguito a tentato suicidio mediante ingestione di acido solforico. I test eseguiti indicano intelligenza medio-alta con tendenze paranoidi. Il referto psichiatrico descrive una personalità aggressiva e sfuggente con tendenze regressive e fantasie sessuali di carattere aggressivo, sintomi appariscenti di paranoia. Secondo ricovero all'ospedale Bellevue, 28 settembre 1954. Diagnosi di ricovero: alcolismo acuto, schizofrenia generica. Si ritiene che il paziente debba essere sottoposto ad elettroshock. Eseguito prelievo spinale, Wasserman positiva. Dimesso il 15 ottobre 1954. Capitolo 4. Mezzo centone.
Un sacco di gente ci resta, nel senso che crepa o impazzisce. Ecco, per esempio, un tipo che legge la rivista Down Beat legge un mucchio di favole idiote. La dorata vita del jazz, la sfrenata vita del jazz e così via. Ma la vita non è così. Non è così per niente. E quando qualche illuso arriva a New York, si piazza in un posto grande come questo tavolo e gli costa migliaia di dollari. Così cominciano a morire o impazzire, perché non reggono alla delusione. Credevano di arrivare qui, mettersi a suonare, farsi conoscere. La voce si sparge, in men che non si dica, trovi un ingaggio, vivi felice, contento e famoso. Non funziona così. Non ci sono posti dove andare a suonare. Nessuno ti lascia suonare, ecco. Charlie Parker non attirava grandi folle in America. Forse a New York era un personaggio e attirava, ma non era un artista di cassetta. Non era in grado di fare un tutto esaurito, non ci si avvicinava neanche. Per noi era un privilegio averlo, lui e gli altri come lui. Ma comunque non era l'unico, perché altri grossi nomi del jazz non facevano gli esauriti. Neanche Billie Holiday, neanche Art Tatum. Erano difficili da vendere al pubblico. Se Bird fosse vissuto più a lungo, sarebbe stato una leggenda vivente e avrebbe attirato folle immense ovunque. È morto troppo giovane, Charlie Parker. Romance without finance is a nuisance. But definitely, baby, you know I need me some gold. Romance without finance just don't make sense. It sure don't. Mama, mama, please give up that gold. You so great and you so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke to be stone broke. Baby, you know I ain't lying when I say romance without finance is a nuisance. You're not kidding, brother. Please, baby, please give up that gold. Ecco a voi i vincitori del concorso Fans for Bonds, concorso unico nel suo genere di musica jazz. La 52esima strada era frequentata all'epoca da soldati e marinai, seguaci fedeli, critici che venivano a curiosare e turisti, orde di turisti. Dopo diventò una zona di spogliarelli, ma allora c'erano 10 o 12 jazz club in un isolato. Conoscete lo Snake Pit? Aspettate di vedere il Bob City. Vi presentiamo adesso i vincitori da voi votati. Charlie Parker, sassofono. Bird era tartassato continuamente dai proprietari dei club, dal sindacato. Era sempre in ritardo a pagare le sue quote. Non era puntuale alle esibizioni e finiva sempre col dover pagare delle multe. Ma quando morì, il sindacato saldò i versamenti mancanti per la sua liquidazione e pensione.
Eravamo in uno di quei posti a Harlem e Charlie Parker entrò, suonò un paio di motivetti e disse: basta così. Allora chiedemmo indietro i soldi e lui ci rispose: col mio sangue. Capita la battuta? Voleva dire che per avere i soldi bisognava tagliargli la gola. Per impegni mancati perse il diritto di lavorare in certi locali. La polizia lo venne a trovare e gli offrì di collaborare come informatore. In cambio gli avrebbero fatto riavere l'autorizzazione. Naturalmente Bird rifiutò. Se non stai attento, ti fregano. E qualche volta anche se stai attento. C'è gente in questo momento che ingrassa sul lavoro di musicisti morti. Si sono presi i diritti d'autore. Forse Charlie Parker è stato danneggiato più di altri perché componeva l'impronta. Pensi che questo abbia potuto influire? Non credo. Se sei distratto e non ci stai dietro, ti fregano. Molta gente è più distratta di Charlie Parker. Compositori prolifici. E la loro musica, via, persa. Avanti, fammi un piacere. Mi serve un mezzo centone. Charlie, perché è sempre la stessa storia? 30, prendere o lasciare? Andiamo, solo per questa volta. Facciamo 50. A proposito, Charlie, in che anno è stato? 52, 53? Marzo 55. Già, il 55. Mi ricordo i titoli. Re del bebop muore nel boudoir di una baronessa. Già, già. La tua ricevuta. Sai che stanno ancora cercando di fare un film su di te, Charlie? Ah, sì, bene. Dovevano fare questo film su di te con Richard Pryor. Anche Dizzy e Red Ronnie dovevano collaborare. E invece non se ne è fatto niente. Anche gli inglesi volevano fare un film su di te. Ma non hanno trovato i fondi. Volevano Max. Sei un grosso affare, Charlie. Deve cercare di non rimetterci. Che me ne importa? No, no, no. Gli affari sono affari. E vogliono fare un film su di te? Devi stare molto attento. Se vuoi ti spulcio bene io il contratto. Ci rimetterei. Avete ascoltato la musica di Charlie Parker. Bear Flight va in onda ogni mattina alle 8:20 da questa stazione radio. Philip Sharp non è qui oggi, ma spero abbiate apprezzato la nostra celebrazione dell'ultimo concerto di Parker, quello del 4 marzo 55. Oggi è il 4 marzo 87. Credo che $150,000 sia la cifra che occorre, perché un mio amico ha appena finito un film su Sonny Rollins spendendo $150,000 tutto compreso. Si tratta di un concerto dal vivo di Sonny Rollins che suona con un'orchestra in Giappone. Però quando dici $150,000 devi tenere presente che l'orchestra in Giappone era stata pagata da una compagnia giapponese in cambio dei diritti sulle videocassette. Se l'avessi dovuto pagare tu, saresti uscito dal preventivo. Tu, Bruce Richter, sei un produttore e un legale. Secondo te, perché non è mai stato fatto un film su Charlie Parker?
Il problema di fare un film su Charlie Parker è che in effetti ci sono stati un paio di tentativi di fare film sulla sua vita che non hanno mai visto la luce. Uno era con Dick Gregory, protagonista, negli anni 50 o 60. Ma il vero motivo per cui non si è ancora visto un film su Charlie Parker è complesso. D'altra parte la sua vita è stata tragica, legata a storie di abuso di droga. Quindi, dato che non era possibile fare un lieto fine, in base agli istantii canoni di Hollywood, non si può fare un film su di lui. Che ne è stato del progetto di Richard Pryor? Il film di Pryor. È una lunga storia quella di Richard Pryor e dei film su Burke. A metà degli anni 70 doveva fare un film su Charlie Parker per la Warner Brothers. La Warner aveva acquistato i diritti su due libri su Charlie Parker, il libro di Ross Russell, Bird è vivo, e il libro di Robert Reisner, Colloqui con Charlie Parker. Stava per farlo ed ebbe l'incidente. Che incidente? Dicono che prese fuoco mentre tirava cocaina, non so bene. Comunque il progetto si arenò. E quando si fu rimesso decise di lavorare a un altro film su Charlie Parker, ma con la Columbia Pictures. Nel frattempo non poteva usare i libri su Bird, perché i diritti erano ancora in mano alla Warner. Allora ecco cosa combinò col regista Joel Alinsky. Comprarono i diritti sulla biografia di Chan Parker per usarli come base per un film su Charlie Parker. L'assurdo è che, trattandosi di fatti di dominio pubblico, non c'era bisogno di comprare i diritti da nessuno. Per qualche ragione Parker, cioè voglio dire Richard Pryor, non si decise mai a farlo. Ho la sensazione che sia troppo superficiale. Parla sempre di una storia di Malcolm X e non l'ha mai realizzata. Credo che il vero problema sia come rappresentare la vita di qualcuno che ha fatto una così brutta fine. Tragica fine. Poi il suo jazz e il suo bebop. Il bebop è una musica più ardua dello swing o di quella di Duke Ellington. Ma il paradosso è che non si farà mai un film su Duke Ellington, perché se lo vai a proporre a Hollywood ti rispondono: la sua vita è stata felice, manca l'elemento tragico. Come si può fare un film su Duke Ellington? Non c'è storia. Capitolo 5. Tracce. City is where I had to be. Just to be here among the crowd. Folks coming from miles and miles around. I can't think of any place I'd rather be. But standing right here with a smile. Talking, singing, humming, hooping and hollering about what jazz has done to me. Boy. I used to stand out on the streets in Philadelphia talking to my man Clarence, watching the pretty girls go by. But I always wanted to go to New York City. Oh, oh, oh. I wanted to see Charlie Parker. I wanted to see Art Tatum and Lady Gaga. Mi cambia un dollaro, per favore. Mi cambia un dollaro, per favore. Alice, lei è una cliente. Dalle gli spiccioli. Ma guarda un po'. Ti posso fare una domanda? Guardi mai i teleromanzi alla televisione? La gente parla come se sapesse davvero cosa succede nel mondo. Forse in California andrà così. Ma nel Bronx no, capisci? Qui è la giungla. Non proprio, cioè voglio dire, la giungla almeno ha un suo equilibrio. Ma qui tutti parlano come se sapessero davvero come va tutto. E non sanno proprio niente, non sanno mai niente. Vorrei parlare con Jesse Wood, il direttore di scena di Boogie Woogie e... Sì, sono Jackie. Ditegli che ritarderò 20 o 25 minuti. Lo avverte lei? Va bene, mille grazie. Arrivederci. Sei in teatro a Broadway?
È un teatrino? Beh, insomma. Teatrino o cantina? Teatrino. Ah. Un mondo di illusione e fantasia. Un succo d'arancia, per favore. Vedi, tutta la città vive di illusione e fantasia. Tutti credono di sapere cosa succede, ma io ti dico che non lo sanno. Ci sono 6 persone che mandano avanti la città e io sono uno dei 6. Lo trovi buffo? Sai come facciamo? Col nostro sangue. Ecco, ora ti faccio vedere. Guarda qui. Non ci mettono niente. Ma sapessi cosa tirano fuori? Ehi. Ehi, signorina, aspetta. Aspetta un momento. Signorina, dove te ne vai? Sei come tutti gli altri. Siete tutti uguali. Cosa avete da guardare? Credete di sapere cosa succede qui, vero? Non sapete d'accidenti di niente. Certo, ora è giorno. E andate a passeggio su e giù come se niente fosse. Ma che succede quando va via la luce e quando il sole tramonta? Ve lo dico io, sparisce la metropolitana. Spariscono le luci delle vetrine. Spariscono i fari delle macchine. E sapete cosa succede allora? Ve lo dico io cosa succede. Dalla metropolitana escono migliaia di topi e divorano la gente. Bestie che siete! Aspettate che la società elettrica accenda le luci. Beh, ho una notizia per voi. Sono io che accendo le luci. Davvero! Vado tutti i giorni in quel maledetto ospedale e sapete cosa succede laggiù? Prendono l'energia dal mio braccio. Ecco cosa succede. Sono io che illumino la città. Voi non sapete niente. Sono io la luce. Io e solo io. Bene, bene, Bird, come tutti sanno, che Bird è stato vittima della droga tutta la vita. Ma non mi risulta che abbia mai trascinato nessuno a prendere droga. E se qualcuno ve lo racconta, è un bugiardo. Parlo per esperienza. Eravamo molto in confidenza, avevamo inciso dischi insieme e un sacco di cose. Io me la passavo bene, anche con le finanze. E in effetti, vicinissimo a dove abito adesso, sulla 133esima strada, fra Lenox e la 7ª Avenue, c'era il fornitore a quei tempi. Quella sera ero andato là per prendere la mia dose. E Bert arriva nello stesso momento. E quando mi vede comprare la mia bustina, si sconvolge. Mi guarda e non dice niente. Continua a guardarmi. E io ce l'ho in mano. All'improvviso me la strappa via. E dice al fornitore: amico, lui crede che ci si possa giocare. Non sa quello che fa. Questa roba non è uno scherzo. E comincia a dirmene di tutti i colori sulla droga, il pozzo senza fondo e così via. Lo spacciatore, dopo che m'ero sorbito tutta la predica, gli fa: gliela puoi anche ridare, la prende da tanto tempo, ormai ci è dentro. Bert mi guardò disgustato. Me la rimise in mano e mi disse: vieni a casa con me, parliamo. So Bert stood and looked at me in disgust and handed back to me and said,
Come on, man. Come on, go home with me. I'll talk to you. E a casa sua ebbi il privilegio di vedere una cosa di Bird che non faceva vedere a tutti e che mi sorprese. Non sapevo che dipingesse così. Coi pennelli, aveva il cavalletto e tutto. E dipinse un bellissimo uccello. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's a thing that I found out. Too late, I guess, I'm in a mess. That's the only man. L'unico uomo in questo ambiente a volermi veramente bene, capisci? A me. E che voleva vedermi sfondare. Yet I have to pay. That's when I was at my worst. Passavo un brutto momento. No. Mi sentivo, come dire, inadeguato. You know, dicevo. Sai quando assumi un certo comportamento per sentirti un grand'uomo? Era una cosa così. E la cosa da fare era proprio quella. Si andava al club, un certo tipo di gente andava al club, si sedevano e... Ciao, Bird. Così. Tutti sanno che è vergognoso, però nessuno resiste alla tentazione. Anche se sa che a nessuno piacciono i drogati. Già. Dove? All'ospedale. Bill Chapp vi presenta Bert Flight. L'ospite di quest'oggi che vi intratterrà su uno dei suoi argomenti preferiti è Lester Bowie. I musicisti sono fortunati perché si sono adattati a una cultura di droga. Perché si tratta di questo, di una cultura di droga. Siamo aperti all'esperienza, agli sbalzi emotivi, alla musica che altera le emozioni. Dicevo, siamo fortunati perché abbiamo imparato. Persone come Bird ci hanno insegnato che non prende questa roba per garantita. Può uccidere, può rovinare la vita. E noi ce ne rendiamo conto. E quando penso che i più forti consumatori di droga sono persone qualunque, le più insospettabili. Un giorno scopri che il tuo vicino di casa è un drogato. La droga è stata usata come scusa per calunniare i musicisti, perché un musicista è sempre uno spirito più libero, ovvio, no? Noi queste cose le conoscevamo tanto tempo fa. Conoscevamo la cocaina. La cocaina è molto popolare adesso, ma io la conoscevo tanto tempo fa. Non mi spaventa perché ci ho vissuto. È stata usata, vi dicevo, per calunniare i musicisti. Si servono di qualunque cosa, che so, della negritudine. La stessa parola, jazz, significa strascinata e anche scopata. Ogni volta che alla televisione c'è la scena di un delitto, ecco che la musica jazz comincia, quando vengono fuori i cattivi. Ecco il jazz. Ehi! Ehi tu, dove vai? Non puoi andartene a piantarmi qua, chissà tu. No, non quella porta. Chiudi quella maledetta porta. Beh. Prima taglia il filo verde. Attento al nastro isolante. No, 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 quello no. Beh, ora quello rosso. Piano, eh? E questa volta chiudi bene la porta. Così va meglio. Siamo nel letame fino al collo. È tutta colpa vostra. Oh, il signorino crede di poter attraversare una strada e infilarsi nel primo ospedale che trova, eh? A New York. E farsi ammettere. Favoloso, favoloso.
Così ora tutta quella gente si stenderà a terra a morire perché il grand'uomo qui si è dimenticato di accenderli. Il grande buio sarà colpa tua, io non c'entro niente, capisci? Ciao, fratello! Capitolo 6. Pettegolezzi. Certe persone tengono sempre la situazione in pugno. Charlie era precisamente uno di questi. Qualunque fossero le circostanze, le teneva sempre sotto controllo, anche quando era su di giri o quando faceva da spalla in un'esibizione. E in qualche modo dominava la situazione. Ci sono poche persone così e lui era uno dei pochi. Gli piaceva tutto. Era come un'enorme spugna che assorbisse il mondo. Ripensando ai vari periodi di tempo trascorsi, mi sembra che lui si sia concesso a ciascuno per 5 anni, per poi spostarsi al periodo seguente della sua vita e del suo interesse. Gli mancava sempre qualcosa, è triste pensare che non l'abbia mai trovata. Sua madre era un essere completo, una persona stupenda. Come dicevo, gli ha veramente dato tutto. Non intendo materialmente, ma in senso totale. Quel che Charlie vuole, Charlie fa. Non gli impose nessuna restrizione, ma forse non ci sarebbe riuscita. Cominciò a prendere roba molto presto. Qualcuno lo iniziò a 14 anni. Lei non poteva farci niente, è chiaro. Era pazzo furioso da ragazzo. Magari andava in un albergo a farsi benzedrina e lei se lo andava a prendere e se lo riportava a casa. Faceva tutto all'eccesso. Eppure a volte era così normale. Credo che qualcuno dovrebbe fare uno studio sui suoi meccanismi interni, perché c'erano tanti aspetti di lui. Poteva starsene a casa e essere un semplice marito, come tanti. Giulia, la nostra vicina, a volte veniva a cena da noi e poi andavamo al cinema, oppure... Quanta gente conosce a New York che esca a fare un giro in macchina? E noi la sera giravamo in macchina. Così, tanto per girare. E guardarsi attorno. Era un uomo dalle molte sfaccettature. Sono sicura che persone diverse ti descriveranno aspetti diversi di lui. Alcuni dei quali ignoro io stessa perché non si è presentato a me con quelli. Per me era mio marito. La sera cenavamo alle 6, si preparava e andava a lavorare. Prima però doveva sempre passare dallo spacciatore.
Mi faceva impazzire perché aspettava sempre l'ultimo minuto e poi arrivava tardi. Quando suonavamo e Bird faceva un assolo, se una ragazza si alzava, lui poteva attaccare la canzone "Una bella ragazza è come una melodia". Così, senza tener conto né del tempo né di tutto il resto. Prontissimo a rispondere a ogni stimolo. E io mi ci beavo, impazzivo per la sua prontezza. Bird poteva suonare, per esempio, una bella ballata. E nel mezzo della ballata infilare "Quando eravamo giovani, Maggie". When you and I were young, Maggie. E ci incastrava benissimo, la variazione. Ce la incastrava come se fosse nata così. Era bellissimo. Solo lui poteva fare quei giochetti. E i suoi assolo erano molto speciali. Li tirava fuori e attraverso tutta la sequenza dell'assolo potevi captare altri motivi e variazioni. Bird aveva un modo di porgere le note, dritte in buca. E per un batterista avere attacchi così è il massimo. Non prima, non dopo, ma precisi lì, al punto giusto. È rilassante per il batterista. Anche Coltrane era così, come Bird. Anche Press, ma Press era diverso, dava attacchi più semplici, con meno note e dritte in buca. Era una benedizione suonare con gente così. Facemmo una tournée da New York a Tampa, in Florida, e poi di nuovo a St. Louis. Ed eravamo rimasti senza batterista per tutto il percorso. Finché a St. Louis, Art Blakey si unì al complesso. Suonammo allo Showboat di St. Louis. E la musica era del tipo che non stava bene ai proprietari del club e alla clientela. La clientela che frequentava il locale per mangiare, perché era musica che andava oltre la loro capacità d'ascolto. Non era adatta a un ristorante. Comunque, dato che eravamo allo Showboat, i proprietari decisero di spostarci da lì a un altro club che avevano dall'altra parte della città. Un club negro. In America era un cittadino di seconda classe, non solo per la sua razza, a cui non dava molto peso, ma perché era un musicista jazz. Voglio dire, gli capitavano incidenti di tipo razziale, ma non ci faceva caso, non gridava all'offesa per questo. Non diceva che lo trattavano male perché era nero, e poi non era nero, era di colore. A quell'epoca nero non si diceva. Bird era un gentiluomo. Le uniche volte in cui l'ho visto dare in escandescenze era quando qualcuno si comportava male con lui, come successe una sera al Birdland, il locale chiamato così in suo onore. Era andato lì a farsi dare $25. Lo presero e lo scaraventarono fuori. E quando arrivai, trovai Bird che camminava su e giù di fronte al locale e diceva: "Ma come? Danno a un posto il mio nome e io non ci posso entrare. Chiedo i miei $25 e mi buttano fuori". Sì, lo buttarono fuori. Per Bird tutto era musica. Gli piaceva interpolare. Se cercavi di attirare l'attenzione di qualcuno mentre lui suonava, infilava laggiù, laggiù, finché quello si fosse girato. Io entrai in un club una sera vestita di rosso e lui suonò "La signora in rosso". Entrai una sera con un uomo anziano, ovviamente ricco, e Bird suonò "Siamo tra i soldi". Era il suo modo di mandare messaggi. I musicisti avevano l'abitudine di aggregarsi a New York. Entravi in un club e ti aggregavi a chi suonava. E Charlie permetteva a chiunque di aggregarsi a lui, comunque suonasse, bene o male. Miles spesso era disgustato, diceva: "Quello lì non può suonare". Oppure, quando uscivamo la sera per andare a sentire altri musicisti, io chiedevo: "Beh, che te ne pare?" Bird rispondeva sempre: "Oh, sono bravi".
Qualche volta andavamo in posti dove erano proprio inascoltabili. Dicevo, Charlie, come puoi dire, quello è bravo? E lui, l'avessi sentito 2 anni fa, è incredibilmente migliorato da allora. Bird non scriveva molto. Se doveva fare un'incisione alle 10 di mattina, alle 9:30 si metteva a sedere sulla sponda del letto, scarabocchiando quel che avrebbe suonato, e se lo portava in sala. Io ridevo. Adesso ci vogliono 3 mesi per incidere un disco, e loro ci mettevano 3 ore. Bird ci metteva la testa. Ecco a voi il signor Leonard Feder. È un avvenimento, no? Senti, si chiede ancora dammi il 5 oppure dammi una stretta o è roba ormai fuori moda? Leggerò il prossimo numero di Downbeat per scoprirlo. Comunque avete vinto i premi e questo è l'importante. Nel mondo della musica ci siamo sempre considerati fratelli, senza distinzione di razza o di religione. Quando metti un sassofono in mano a qualcuno, l'unica cosa che conta è il talento. Il complesso di Downbeat è tutto americano. Sono le diverse razze e religioni che lo fanno tutto americano. Hai ragione. Bene, e adesso che cosa ce ne facciamo di loro? Finora me ne sono occupato io. Adesso vorrei ritirarmi e lasciare a te gli onori, certo, di casa. Certo, con molto piacere. Eccoli. Charlie Parker e il famoso Dizzy Gillespie. Ora, amici, Leonard mi dice di fare gli onori di casa. Allora, Charlie, ti offro il premio Downbeat come miglior sassofonista del 1951. Complimenti. The best alto sax man of 1951. Congratulations to you. Thank you. And Diz? E Diz, Downbeat ti riconosce come il miglior trombettista di tutti i tempi. Congratulazioni, Diz. Cioè, Dizzy, siamo amici, no? Volete fare qualche dichiarazione? Se la musica è più potente delle parole, la vorremmo fare in musica. Sarà per noi tutti un vero piacere. Mentre vi preparate, lasciatemi avvisare il pubblico che avremo un'atmosfera bollente. Con Charlie Parker al sassofono, Diz alla tromba e Dick Hymans al pianoforte. E eseguiranno per voi che cosa?
and see this music that I'm playing. Vedi, la musica che sto suonando, musica negra americana, la si può chiamare anche jazz. Le parole non hanno importanza. A me interessa la musica. Appartiene al mondo del suono, alla costruzione del suono. What do I relate to now? You know, this might... A che cosa mi riferisco? Ecco, vedete, può sembrare strano, ma mi riferisco non tanto a quello che Charlie Parker ha fatto da vivo, ma a quello che aveva in mente di fare quando è stato interrotto dalla morte. E credo che Bird fosse un musicista in divenire. Quindi quello che aveva già fatto, tutto quello che va sotto il nome di bebop, credo che fosse sul punto di abbandonarlo. In quel particolare momento, nel XX secolo, in cui Charlie Parker ha cessato di esistere, si stava delineando in campo musicale una linea di tendenza in senso evolutivo. Risulta evidente dall'esame dei primi frutti prodotti da Bird. Alludo a gente come John Coltrane o come Ornette Coleman. Capite cosa intendo dire? Modi diversi di fare musica. Uno come Cecil Taylor rappresenta un modo diverso. Non posso determinare quali fossero, ma c'erano degli spunti musicali a cui stava attingendo. Ci ho studiato sopra, in funzione della mia teoria, e ci vedo una specie di continuità. Questa è per me l'importanza di Charlie Parker. Quello che ha creato nel momento in cui l'ha creato aveva naturalmente il suo significato, ma apparteneva ad un'altra era. Non è il tipo di musica in cui io mi posso esprimere. Voglio dire, mi ha insegnato molto, ma è la musica dopo la morte, la musica dall'altro lato della morte, quello che mi interessa in Bird. Capitolo 7. Bird ha dato ancora buca. Avevamo sempre problemi di soldi. Bird era uno spendaccione. I soldi non bastavano mai. Avevamo una donna di servizio. Quando era in giro sceglieva i migliori alberghi e quando aveva bisogno di soldi andava ad impegnare il sassofono. Get on my feet again, and I'll meet my.
February. Era febbraio e lui morì a marzo. Suonava al Beehive, un club nella zona sud di Chicago, di cui conoscevo i padroni. All'epoca lavoravo a Chicago. Andai lì per sentirlo. E i padroni mi dissero: per favore, vai di là e parlaci tu, perché non si è ancora decisa a uscire fuori. Si comportava in modo assurdo e nessuno riusciva a convincerlo a uscire e suonare. Lo raggiunsi e vidi che era gonfio e stava male. Stava bevendo un grasshopper, o forse brandy, e il grasshopper non era abbastanza forte. Aveva una brutta cera. Parlammo e mi disse che era in un periodo di trasformazione e che da quel momento in poi, in caso di bisogno, mi avrebbe dato due numeri dove trovarlo. Gli era penoso suonare. Uscì e suonò, divinamente. E poi... mi spiegò come si sentiva. Era pronto, come dire... Non stava bene. Era stato in ospedale per delle ulcerazioni. Il suo fisico stava crollando a poco, a causa degli stravizi cui l'aveva sottoposto per anni. E non stava bene. Credo che cominciasse a capire e accettare il fatto che stava per morire. Dopo che è morto, ci ho ripensato e ho capito che si stava lasciando andare. Che non aveva più niente a cui attaccarsi, anche se parlava di nuove ricerche musicali o di altri progetti, e poi piombava di colpo in un diverso stato d'animo. La spontaneità e tutto quel che faceva di lui Charlie era scomparso e non ne voglio parlare. Non ne sono sicuro, mi pare che fosse il 52 o il 53. Deve essere stato il 52 quando suonò per noi la prima volta e poi di nuovo mi pare nel 53 o 54. Doveva suonare al mio club la notte in cui morì. Lo stavamo aspettando e lui non arrivava. Allora abbiamo detto: Bird ha dato buca di nuovo. Certo che aveva dato buca. Poveraccio, era morto. Thank you.